Questo fariseo invitò Gesù a cenare con lui. E Gesù andò a casa sua e si mise a tavola. Forza, bambini, è l'ora. Niente discussioni. A letto. Non vorrebbero mai andare a letto. Che ci fa lei qui? Non lo so. Cosa sta facendo? Se costui fosse proprio un profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca. Saprebbe che è una prostituta. So chi è questa donna, Simone. E ora ascoltami. C'era un creditore che aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, condonò a entrambi il debito. Quale dei due lo amerà di più? Penso quello che ha ricevuto il favore più grande. Hai ragione. Vedi questa donna? Sono venuto in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavarmi i piedi. Lei, invece, mi ha lavato i piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai salutato con un bacio, ma lei non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato profumo sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, i suoi peccati le sono perdonati perché ha mostrato un amore riconoscente. Ma quelli cui si perdona poco sono meno riconoscenti. I tuoi peccati ti sono perdonati. La tua fede ti ha salvata, va in pace. Come può perdonare il peccato? È una bestemmia.